Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, oggi video tag, non so se ricordate, l'ho già detto forse in qualche altro video. Nel corso degli anni youtuberiani ho selezionato diversi, diciamo, ho messo da parte diverse domande, diversi tag al quale mi sarebbe piaciuto rispondere e poi sono rimasti praticamente nel dimenticatoio. Oggi vorrei rispondere al tag che si chiama 10 piccoli segreti. L'ho visto, secondo me, 700 anni fa sul canale di Kiss and Makeup. Probabilmente abitava ancora ad Amsterdam, ma non ne sono sicurissima. Solo per curiosità, se apro la cartella, ho il computer qua, se apro la cartella dei video tag che vorrei fare, ce ne sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Prima o poi le faremo, ma nel frattempo ne aggiungerò anche altri, sì, tanto per gradire. Allora, prima di iniziare, le domande le lascio giù nell'info box. Questo video lo metterò come video di risposta che si metteva una volta sotto il video di Nicole, sia sotto il suo uguale e sia sotto l'ultimo. Quando io caricherò questo lo andrò a inserire, quindi Nicole, se stai vedendo questo video, io ti mando un grosso bacio e ti faccio gli auguri per il matrimonio, visto che è successo pochi giorni fa quando io sto registrando questo video, quindi vividi congratulazioni a te e a tuo marito, e mi raccomando salutami i gattoni anzi. Allora, prima domanda: qual è il prodotto che ti fa sentire alle stelle? Io non lo conoscete ormai il mio canale, è un canale molto tranquillo e soft, non ho trucchi chissà quanto estrosi o prodotti esagerati, però una cosa me la sono voluta regalare al mio 31esimo compleanno, e presi questo rossetto da MAC. Questo è il Russian Red, è uno dei rossetti rossi più belli che abbia mai visto, lo adoro e quando lo indosso mi sento super, mi sento alle stelle, mi sento la donna più bella dell'universo, mi regala un effetto, poi dipende anche con che trucco lo si indossa, però mi regala un effetto molto Marilyn Monroe se lo uso lo metto con una linea di eyeliner, o un effetto bello strong, tipo al matrimonio, no, al matrimonio di mio cugino, in un'altra occasione l'ho indossato picchiettato, sopra avevo uno smoking nero grigio, mi sentivo una fonfotale esagerata, quindi questo rossetto mi fa sentire alle stelle. Seconda domanda: qual è il segreto della tua skincare? Non ho una skincare molto particolare, mi lavo il viso, lo strucco, lo idrato, però una volta al giorno per eliminare tutte le impurità e quindi andare a dormire o iniziare la giornata con la faccia più pulita di questo mondo, utilizzo questo. Praticamente è un ovale in silicone, l'ho comprato da Tiger, serve per fare un leggero scrub. Qua ci sono dei dentini e qua ci sono dei piccoli rilievi, la parte questa fa un piccolo scrub, la seconda parte invece effettua un micromassaggio, quindi lo scrub ovviamente lo faccio su tutto il viso, insistendo sul naso, sul mento, le parti laterali, e poi con questa parte, diciamo, del micromassaggio vado sulle rughe nasolabiali, leggermente sotto il contorno occhi, concentrandomi sulle zampacce di gallina e in mezzo alla fronte. E da quando utilizzo questo prodotto o questo strumento ho meno brufoli, le rughe sono quelle, non è che dici spariscono in un secondo, però diciamo che mi fa sentire meglio. Qual è il segreto dei tuoi capelli? Io non uso cose particolari sui miei capelli, lo vedete, sono un po', li lascio vivere un po' di vita propria. Una cosa che adoro è il colore che prendo durante l'estate, quindi si diventano molto molto bionde, specialmente alle punte, anche se si disidratano, però adoro questo colore che il sole e il mare riescono a regalarmi ai capelli. È un biondo caldo ma molto chiaro, specialmente su alcune ciocche, e mi piace da impazzire. Quindi il mio segreto per i miei capelli è la noncuranza da parte mia e l'effetto benefico del sole e del mare. Allora, qual è la tua più grande regola per quanto riguarda l'alimentazione? Credo le 5 porzioni di frutta e verdura giornaliere sono importantissime per quanto riguarda, tengo il braccio alto perché qua c'è la festa che si sta chiudendo, sono importantissime per quanto riguarda ovviamente il nutrimento della persona, per quanto riguarda l'apporto di vitamine e per quanto riguarda l'apporto di minerali, quindi se è consigliato anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità 5 porzioni di frutta e verdura tutti i giorni. Io cerco di mangiare, ovviamente mangio sia a pranzo che a cena un contorno e quindi sono già 2 porzioni. Mangio sempre a pranzo e cena la frutta, siamo a 4, e l'ultima porzione non tutti i giorni riesco a mangiarla, ma cerco di fare una merenda con un frutto o qualcosa del genere, di modo da arrivare alle 5 porzioni. Quale consiglio? Hai qualche consiglio per quanto riguarda l'attività fisica? Fare quello che il tuo corpo ti chiede, che tu riesci a fare. Io sono una sportiva, quindi ti direi pratica sport, perché fa bene al corpo, fa bene all'anima, fa bene alla socializzazione, fa bene a tutto. Però mi immagino, conosco delle persone molto... non vorrei dire pigre, però che non amano molto fare sport, quindi io consiglio almeno una volta a settimana di ritagliarsi un'oretta anche solo per una passeggiata veloce, ne gioverà tutto il corpo, ve lo assicuro, corpo e mente. Qual è il profumo che consideri la tua arma segreta? Io non uso profumi, sono leggermente allergica, quindi niente profumi, soltanto sempre profumata, nel senso di pulita e profumata, non uso profumi. Ho usato per un periodo, ogni tanto lo metto, uno spray per capelli per proteggerli dal sole, e avevo della G Cube, se mi ricordo vi lascio giù nell'info box il video recensione. Ha un bel profumo delicato che addosso sui capelli, poi riempie un attimo tutta la tua atmosfera, e là sì, potrebbe essere considerata la mia arma segreta quando voglio fare la femme fatale, me lo spruzzo nei capelli, muovo i capelli al vento, sono impazzita, tutto a posto. Mostraci un capo d'abbigliamento che cattura l'attenzione. Allora, voi conoscete il mio stile, è molto casual e tranquillo, quindi non ho un capo d'abbigliamento che wow, me lo metto, giro per strada, tutto Salerno si gira, no. Però quest'estate ho partecipato al matrimonio di mio cugino e ho acquistato un abito che era da paura, mi sentivo una principessa. Sopra quell'abito, praticamente un abito lungo nero con dei pezzi in pizzo e poi tutto raso, volevo qualcosa di speciale e ho deciso di acquistare questo cappello molto bello, è a tesa larga con un fiocchetto nero alle spalle. Quando l'ho visto me ne sono innamorata, e della Indie Trend, è un made in Cina, però è troppo bello. Ecco, ora mi sento una femme fatale, proseguo il video così, lo adoro, è troppo bello. Lo immaginate poi anche col rossetto di MAC, un bel paio di occhialoni, il rossetto rosso, vado in giro, perfetta proprio. Qual è il gioiello che conservi con più cura? Non ho un gioiello che conservo con più cura, ho dei gioielli e dei bijou che metto in modo quotidiano, quindi tutti i giorni. Quelli che indosso più spesso, anzi sempre, sono ovviamente la mia fedina, il braccialino con il cuore a metà e il ciondolino con scritto Maggie, però giro tutti, giuro, se tutti i gioielli che io utilizzo più spesso li metto veramente in modo quotidiano. Se volete vedere la mole di roba che io metto al giorni, tutti i giorni, nel senso non tutti i giorni tutti addosso, nel senso di li giro di giorno in giorno, vi lascio il video della vanity. Nel primo cassetto c'è tutto ciò che io utilizzo quotidianamente, poi invece ho dei gioielli un po' più importanti, quelli li tengo da parte e li metto nelle occasioni. Però forse il gioiello che conservo con più cura, non so se dirvi il ciondolo, che è questo qua è scritto Maggie perché ha un valore molto affettivo da parte familiare, me l'ha regalato mia sorella, e poi c'è il nome di Maggie, o la fedina. Non voglio scegliere. Di chi hai una cotta in fatto di stile? Qualche anno fa avrei detto Nicole Kidman, la adoro, l'ho sempre adorata, mi è sempre piaciuta come icona di stile. Recentemente credo che si sia un attimo persa, quindi diciamo che non è più la mia top, però riflettendoci non l'ho sostituita con nessun'altra, quindi non rispondo. Dici qualcosa che non sappiamo di te. Sempre riguardando forse i piccoli segreti. Un segreto che non sapete di me. Da piccola mangiavo le unghie, da piccola fino a primo anno delle superiori. Praticamente questo mignolo era a metà, cioè oltre ovviamente non c'era ovviamente la punta dell'unghia, ed ero anche arrivata a riuscire a mangiare metà unghia. Poi un giorno mi sono fermata a guardare le mani, mi ricordo come se fosse ieri, stavo così, mi guardavo le mani e dicevo: hai delle belle mani, sono belle lunghe, perché ti devi mangiare le unghie? Poi a te piacciono i colori, ti piace mettere lo smalto, proviamoci. I primi periodi sono stati molto difficili perché ovviamente l'unghia è fragile, tante volte si spaccava e avevo proprio voglia di mettermi là e mangiarla, però alla fine con tanta forza di volontà ci sono riuscita. Ora quest'anno sono un pochino un guaiadelle, però sono abbastanza forti, riesco a farmele crescere durante l'estate, d'inverno no perché ce la vado a volo, e sono soddisfatta. Quindi sono contenta della mia forza di volontà, dovrei utilizzarla anche per qualche altra cosa. Comunque queste sono le 10 domande del tag al quale ho risposto. Se vi va rispondete anche voi, anche con un semplice commento qui sotto o con un video e me lo linkate. Io nel frattempo vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze, ciao ragazzi, in gamba!